Lascio la parola a Marta Russo, che è una youtuber, influencer dell'accessibilità, e ci parlerà di arte, cultura e turismo in un'ottica inclusiva, mobilità, accoglienza e opportunità lavorative. Quindi, grazie Marta. Buongiorno a tutti, sono felice di essere qui con voi e ringrazio il ministro Alessandro Locatelli per avermi invitato a questo evento e il ministro della cultura Gennaro San Giuliano. Sono Marta, sono una ragazza in sedia a rotelle, però sono una ragazza come tante, ma come dico sempre ho qualcosa in più che la mia disabilità. Amo viaggiare e proprio perché viaggio molto mi scontro con le barriere architettoniche, ma non solo, anche culturali, però anche grazie alla mia famiglia ho potuto costruire una visione differente e quindi oggi vi porterò quella che è appunto la mia esperienza. Siccome viaggio molto, insomma, vado in giro per i musei e ho incontrato varie difficoltà, però anche molta inclusione. Ad esempio, la Valle dei Templi è un museo accessibile perché il direttore, dottor Sciarratta, è una persona con disabilità, quindi è molto sensibile alle problematiche di chi è in sedia a rotelle, però appunto il personale loco lì è stato un vero disastro, quindi secondo me occorre una rivoluzione culturale perché occorre scardinare le abituali idee che noi abbiamo sulla disabilità proprio perché le informazioni sui siti mancano, sono molto davvero carenti e occorrerebbe un sito interistituzionale, cioè un portale costruito da persone competenti al cui interno vi sono tutte le informazioni per comprendere se una persona con la propria disabilità possa accedere appunto a tutti i luoghi della cultura, possa accedervi ma non solo all'interno, possa visitare i luoghi e godersi i parchi tematici. Quindi un luogo che si dica accessibile deve avere a mio parere tutti i servizi, a cominciare dai servizi igienici ma anche i servizi all'interno delle sale e per esempio nelle strutture ricettive, negli alberghi, quindi deve avere le camere accessibili perché una difficoltà che io incontro è che spesso non posso prenotare, a parte che non posso prenotare i biglietti online per i musei e quindi la prenotazione ai musei deve essere garantita anche online in modo da permettere a tutti di usufruire dei luoghi della cultura. E poi quando io prenoto i luoghi per le vacanze, quindi le strutture ricettive, spesso mi viene detto che la camera per disabili è occupata e riscontro diverse problematiche. E questo è una cosa molto brutta per me perché esclude proprio le persone con disabilità e servirebbe molta più accoglienza, quindi in questo senso occorre una rivoluzione e secondo me la rivoluzione può partire da diverse soluzioni che possiamo trovare insieme, come appunto è stato detto prima più volte, anche l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità in base a ruoli idonei consoni alle competenze che hanno maturato, come ad esempio guide museali, infopoint turistici o personale
sedia a rotelle con una modificazione della legge 6899 di cui appunto il ministro si sta occupando. E poi vorrei proporre una delle stelle, insomma, da aggiungere alle strutture ricettive. Una stella blu per quanto riguarda l'accoglienza nelle strutture ricettive delle persone con disturbi dello spettro autistico, e una stella verde se la struttura ricettiva presenta zero barriere e ha tutti i servizi idonei, insomma, all'accoglienza per le persone con disabilità. Anche per quanto riguarda appunto l'accessibilità nei mezzi pubblici, abbiamo un ottimo esempio che è quello di Venezia, e secondo me tutti i treni e le metro dovrebbero essere dotate di pedane che sono utilizzate dal personale di bordo. E le metro appunto dovrebbero accogliere più di due persone, come avviene oggi in sedia a rotelle, e invece le persone con altre disabilità che non sono in sedia a rotelle possono occupare le poltrone, insomma, normali. E vabbè, queste sono le mie proposte, scusatemi, sono un po' emozionata attualmente. Grazie per tutti gli interventi che sono stati fatti finora, perché comunque ho visto che si va verso la piena inclusione delle persone con disabilità, e tutto quello che è stato detto spero che non rimarranno solo parole, ma che si possano concretizzare. E anche con il ministro stiamo andando nella direzione giusta. Adesso sì, c'è un mio contributo video per appunto farvi vedere quello che io porto avanti sul mio canale YouTube, che è aperto appunto per parlare di disabilità e barriere, ma anche per far vedere viaggi accessibili. E questa è una bellissima cosa, perché appunto le persone che non trovano informazioni sui siti mi contattano per chiedermi informazioni, quindi è una bellissima cosa. Vi lascio al video. Ciao ragazzi, siamo al Park Park Logico di Testum, luogo accessibile per le persone con disabilità. Mi raccomando, visitatelo. In questo esempio possiamo vedere come ogni chiesa può garantire l'accesso alle persone disabili. Come vedete, non ci vuole molto. Visit Sorrento with your family and in wheelchair too. Vieni in Sorrento con tua famiglia e con la Silvia también. Oggi vi porto a Fontanellato, uno dei borghi più belli d'Italia, in provincia di Parma. Ciao a tutti, sono a Borghetto Comincio, in provincia di Verona, un piccolo borgo accessibile e disabile. Siamo nel complesso monumentale di San Leucio per la giornata del FAI. Purtroppo io non posso salire ai piani superiori perché l'ascensore non funziona. È tutto bellissimo, ma l'ascensore non funziona. Siamo nella Valle dei Templi di Agrigento, parco archeologico che, grazie all'intervento del direttore Roberto Sciarrazza, è accessibile a tutte le persone con disabilità.
Oggi vi porto a Gradara, uno dei borghi più belli d'Italia. Sto uscendo dalla rocca e posso dirvi che è praticamente tutto accessibile. Allora, grazie Marta.